Tra le letture di oggi, quarta di Quaresima, vorrei soffermarmi in particolare sul Salmo responsoriale, il Salmo 136, in cui troviamo un'immagine splendida, toccante, l'immagine degli ebrei in esilio che sedevano lungo i fiumi di Babilonia, avendo appeso ai salici le loro cetre, come cantare i canti di Dio in terra straniera. Ecco, questa immagine noi la ritroviamo, e questa è anche la sua fonte, nello splendido coro del Nabucco di Giuseppe Verdi, in cui tutta l'opera è ispirata a questa esperienza dell'esilio babilonese. Questa assonanza culturale profonda mi dà l'occasione di mettere a fuoco fondamentalmente due idee. La prima, la Bibbia è il grande codice della cultura occidentale. Di questo sono consapevoli studiosi, biblisti, teologi e soprattutto coloro che in qualche modo hanno le mani in pasta nello studio della nostra cultura occidentale. Le assonanze che troviamo a livello culturale con i grandi temi biblici non si trovano solo in alcune opere che dichiaratamente si ispirano alla Bibbia o hanno un'ispirazione religiosa, penso per esempio alla Divina Commedia, ma si trovano in moltissime opere, ma anche modi di dire. Quando diciamo seminare zizzania, ci riferiamo a una parabola del Vangelo. Chi trova un amico trova un tesoro, è un proverbio che troviamo nell'Antico Testamento. Un giudizio salomonico fa riferimento alla figura del re Salomone. Ecco che dunque è importante recuperare la consapevolezza delle radici bibliche di molti costrutti della nostra cultura, che mantengono tali radici anche al di là della personale adesione di fede di coloro che li ripropongono. Io ho voluto citare il coro del Nabucco di Giuseppe Verdi proprio per far vedere come in un contesto culturale tendenzialmente laico, come il Risorgimento italiano, quando si vuole trovare una assonanza culturale forte con un'immagine potente, la si va a cercare nella Bibbia. Cerchiamo anche noi di mantenere il contatto con queste radici.